Questa è una pala, questa è un'altra pala, ecco un'altra pala. Questa zona è piena di pale e girano sempre. Per capire il lato oscuro delle energie rinnovabili bisogna venire qui. Solo in questo territorio, fra Puglia, Basilicata e Campania, si contano decine e decine di impianti eolici a perdita d'occhio. Qui c'è quasi la metà dei 7.114 aerogeneratori installati a livello nazionale, perché il vento da queste parti tira forte, cosa che dagli anni 90 ha attirato le società delle energie rinnovabili. Così il vento è diventato il business da sfruttare in queste zone colpite da spopolamento e disoccupazione. E sui social qualcuno scrive che ci sono più pale che abitanti. Ma quanto produce un generatore di questo tipo in un anno? Mettere una turbina da 2 MW costa sui 2 milioni di euro, in un anno produce circa 250.000 euro dalla vendita di energia e 5 milioni di kWh per ogni singola pala. Per almeno 25 anni le società proprietarie dei parchi eolici vendono l'energia, mentre i proprietari dei terreni in cui ricadono le pale incassano indennizzi da 20.000 euro all'anno. Ma per chi vive in questi posti il costo della bolletta non si è abbassato. Il consumo medio di elettricità in un piccolo comune di 2.000 abitanti infatti si aggira sui 2,5 MW per anno, nonostante le centinaia di MW di energia elettrica prodotta dai parchi eolici, che rappresenta il 55% della produzione nazionale. A fronte di una ricchezza generata dai parchi eolici, non c'è una ricaduta in termini positivi sui territori in cui questa energia elettrica viene prodotta? Il WWF spiega che gli impianti nel tempo producono effetti negativi come erosione del suolo, alterazione dell'habitat per gli animali, impatto acustico, elettromagnetico e visivo. Il territorio viene profondamente trasformato attraverso cavidotti e fondazioni di cemento armato profonde più di 30 metri. Al termine del ciclo le pale possono essere tolte e i territori ripristinati fino a un metro di profondità, ma nei fatti le fondamenta di cemento armato rimangono per sempre. Altro aspetto è la scarsa occupazione. Se nella fase di costruzione lavorano imprese e tecnici, a impianto finito la manutenzione viene svolta da pochi tecnici qualificati. Nei primi anni 2000 i comuni potevano fare convenzioni con le società e ricevere indennizzi economici, ma nel 2010 la normativa cambia e non viene più dato alcun corrispettivo monetario ai comuni, che però possono ricevere solo misure compensative, ma non automaticamente. Comuni che spiegano di non ricevere né l'IMU né le royalties, pur essendo soggetti competenti alla gestione e valorizzazione del territorio, si legge in una mozione. E che da tempo si sono attivati in battaglie legali contro le società del vento per incassare il mancato introito dell'IMU. A questo si unisce una normativa non uniforme a livello nazionale e regionale. La Costituzione dovrebbe tutelare il paesaggio, ma nei fatti non è così, dicono amareggiati diversi cittadini di questi posti. L'eolico, spiega l'associazione di categoria ANEV, nel 2019 ha prodotto 18 terawatt di energia, risparmiato 20 milioni di barili di petrolio e 10 milioni di tonnellate di CO2 e in 9 mesi una turbina eolica produce l'energia necessaria a tutto il suo ciclo di vita. Ora gli investimenti sulle rinnovabili previsti dal PNRR e le tensioni energetiche internazionali potrebbero portare a uno sviluppo incontrollato del settore, specialmente in queste zone.